Ecco la mia mamma che va a fare la spesa. Dove siamo? All'MD. Ciao a tutti, buonasera. Io sono leggermente sconvolta perché ho dovuto caricarmi di tutti i bustoni della spesa della mia mamma. Ovviamente sono nella cucina della mia mamma, che ormai riconoscerete dall'home tour che ho fatto qualche video fa. Qui c'è anche la mia mamma, ovviamente io ho fuga di capelli ovunque, e c'è anche la mia mamma qui. Mamma, saluta al volo le amiche. Ciao, ciao Eccoci qua, io ho sistemato la spesa sul tavolo, così vi mostro la spesa che ha fatto la mamma. La spesa è stata fatta all'MD, e una parte sta sul tavolo, una parte nella busta, quindi poi ve la mostro in corso d'opera perché il tavolo è piccolo, quindi non c'è entrato tutto. Ecco qui, facciamo una visione d'insieme, qui c'è sempre la mia mamma, ciao, e qui c'è la spesa. Allora, io inizierei da questo lato, così poi mia mamma può iniziare a mettere via le cose. Ovviamente vi metterò sempre i prezzi all'interno del monitor, così qualora aveste un MD vicino sapete più o meno i prezzi quali sono. Allora, abbiamo preso, cioè abbiamo, ha preso la mamma il croissant ai frutti rossi senza zuccheri aggiunti, poi due confezioni di bucatini, due confezioni di liquido lampo per le zanzare, una confezione di vaschetta in alluminio con il coperchio, che nel viaggio ha avuto un attimo un incidente stradale, cara mamma. Poi nel portabottiglie qui, allora c'è un tè San Benedetto alla pesca zero e un tè San Benedetto al limone zero, poi una passata di pomodoro che la mia mamma dice che essere molto buona, anzi ce ne sono due in realtà. E poi qui c'è un vino bianco per papà, Castelli Romani bianco. Poi, aspettate, questo è un regalo che io ho fatto al mio papà. Stava in offerta, cambia solo il pack, ma è crema e gusto lavazza. Qui infatti vi dice che c'è lo stesso gusto, nuova grafica. Questo veramente una fucilata con doppio scoppietto, però vabbè, per chi lo beve alla fine magari l'offerta era pure buona. Stava in offerta anche il riso, no, no, scusa, sto dicendo una bugia, il parbolato non stava in offerta, era in offerta il riso arborio. Questo è prezzo pieno, il parbolato. Poi ha acquistato due birre Beck's, le lattine. Poi ha preso due farciriso delicato, uno e due la seconda confezione. Qui c'è un cerasuolo d'Abruzzo, un rosato. Poi qui c'è un effervescente della Cucina e Sapori. Qui la seconda lattina di birra. Poi qua c'è del fresco, ha preso il formaggio primo sale, il pane, i bastoncini e le olive e una pagnotta. E poi c'è, se sentite il rumore, è sempre la mia mamma che non sta ferma. Poi c'è un latte parzialmente scremato nella doppia confezione, sempre il fresco, ci sono gli affettati. Poi ha preso i biscotti, questi senza zuccheri aggiunti, il sale fino, una confezione di formaggio fresco spalmabile, una confezione di filetti di alici. Poi abbiamo trovato il succo di frutta, il 99% di frutta, senza gli zuccheri aggiunti, anche se non c'è scritto negli ingredienti, gli zuccheri non ci sono. Quindi ho preso questo alla pesca e questo alla pera. Poi abbiamo preso i fiammiferi di speck, una confezione di 6 uova grandi, due confezioni di parmigiano reggiano. Qui sotto c'è il salame aquilano che mamma prende sempre e dice che è molto buono. Poi c'è un po' di frutta e verdura, una retina di limoni, una confezione di verdure freschissime pronte, un melone retato e una manciata di pomodori, questi cuore di bue. Poi nella confezione qua della busta, che non ho potuto tirare fuori per questione di spazio, ho trovato la carta casa in offerta, quindi le ho preso questo con la confezione a 4 perché era più conveniente rispetto a quella da 2. Poi qui che si sta trascinando una cassa di acqua leggermente frizzante e qui sotto ci sono due peperoni che dovrebbero essere rossi ma in realtà sono verdi. Poi ha preso due finocchi, non so dove appoggiare le cose quindi le metto un po' qui un po' lì mamma. Poi ha preso quattro patate sfuse, poi ha preso due cetrioli,
poi 3 banane, una retina di aglio, ci sono le susine rosse, poi le pesche, queste con la peluria, però non sono le pesche noci, poi ci sono le pere abbate, una chilata di albicocche e poi c'è la vaschetta di carote. Allora, la spesa della mia mamma è terminata, ha speso la bellezza di 104 euro, ma poi vi metto i prezzi, quindi lo vedrete da voi. Io vi saluto con lei, mamma, non scappare, saluta le amiche. Ciao, ciao care! Poi arriveremo con una nuova video ricetta, però le amiche più affezionate non ci hanno scritto niente su quale ricetta vorrebbero vedere. A parte le neule che ve le ho ferratelle, che ve le ho condivise perché già le avevo fatte nel mio canale. E comunque, per il momento passo e chiudo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!